Ciao a tutti, il video di oggi è tutto dedicato al bambino podalico, con particolare riferimento a come poter fare per provare a girare un bambino dalla posizione podalica alla posizione cefalica. Iniziamo con il video e vi spiego come. Ciao futuri genitori, bentornati su questo canale. Se non mi conoscete, mi chiamo Ilenia e sono un'ostetrica, faccio l'ostetrica ormai più di 7 anni e da 7 anni aiuto mamme in tutto il mondo a raggiungere il loro ideale di gravidanza, parto e puerperio. Quindi se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Se non l'avete ancora visto la prima parte di questa serie, fermate questo video e andate a vedere quella. Infatti ho già fatto un video in cui parlo del bambino podalico, quindi è molto importante che andate a vedere quella prima, perché vi spiego i motivi del perché un bambino magari può mettersi in quella posizione a fine gravidanza, perché rimangono così testardi fino alla fine. Quindi è molto importante che guardate quello prima. Le cose che vi farò vedere oggi generalmente sono tutte cose sicure che potete fare, però vorrei che chiedeste il permesso a chi vi segue, semplicemente perché lui o lei conosce la vostra situazione medica e saprà bene indicarvi e dirvi se potete fare questi movimenti. Disclaimer: se quando provate queste tecniche non vi sentite bene, vi sentite un po' deboli o che vi gira la testa o sentite dolore, generalmente ovviamente fermate l'esercizio e vedete fino a quanto potete farlo, però tendenzialmente sono esercizi sicuri che a volte funzionano, a volte no, però almeno potete dire di averci provato, avete provato tutto quello possibile che c'è di possibile per girare il bambino in posizione cefalica. Se non lo sapete, la posizione cefalica, ovvero quella a testa in giù nella pelvi, è quella più sicura per un parto vaginale, mentre la posizione podalica ha dei rischi associati che possono far sì che, soprattutto se non vi trovate in una zona d'Italia in cui c'è qualcuno che vi acconsenta a fare un parto vaginale, che magari vuol dire che se il bambino rimane in posizione podalica dovete fare un parto cesareo. Quindi perché non provarci? Ovviamente un parto cesareo ha delle complicazioni associate, può avere delle complicazioni, come le può avere un parto vaginale podalico o cefalico. Di conseguenza è meglio cercare di fare di attuare e di fare in modo che si presenti la situazione migliore possibile, ovvero un parto vaginale in posizione cefalica. Partiamo dal concetto alla base: come possiamo fare per far sì che il bambino si giri in posizione cefalica? Sicuramente dobbiamo far sì che l'utero, che l'ambiente che il bambino si trova sia scomodo in quella posizione, quindi che il bambino sia portato a girarsi e muoversi, perché appunto più scomodo in quella posizione e più comodo nella seguente. Quindi la parola chiave è muoversi e muovere il bacino. Molte volte il bacino è una struttura ossea e muscolare, e molte volte semplicemente muovere i diametri, allargare un diametro piuttosto che l'altro, fa sì che il bambino abbia più spazio per girare, per ruotare e trovarsi più comodo in posizione cefalica. Se non avete visto l'altro video, infatti è importante dire che i bambini generalmente tendono a mettersi in posizione cefalica, mentre invece la posizione podalica è attuata dal 3-4% dei bambini a fine gravidanza. Però questi esercizi possono essere anche fatti se il bambino è in posizione cefalica, semplicemente vi aiuteranno a ampliare i diametri e far sì che si metta nella posizione più giusta e più idonea per il parto, però a maggior ragione se è un bambino in posizione podalica. Ho messo la pancia finta così da farvi capire ancora di più cosa intendo per far diventare scomodo un ambiente al bambino. La prima cosa che vi consiglierei di fare se il vostro bambino è in posizione podalica è cercare di stare a testa in giù voi il più possibile, in modo tale che loro si mettono invece a testa in giù. Come fate? Ci sono diversi modi in cui potete farlo. Prima di tutto, esercizio molto facile e che potete iniziare a fare tranquillamente è questo: mettetevi con le gambe piegate, così, in questo modo, e i piedi sul tappeto oppure un tappetino yoga se lo avete, vi appoggiate per terra e poi tirate su il vostro bacino. Quindi potete usare o uno scalino che avete, in modo tale da avere ancora di più questa cosa esagerata. Questo, vedete, farà sì che il bambino podalico andrà sempre di più verso questa superficie e farà sì che sia appunto scomodo in questa posizione e magari più spronato a girare. Se non riuscite a stare in questa posizione, potete fare una un po' più tranquilla, semplicemente magari mettendo un cuscino o tutti i cuscini che potete trovare, che riuscite a tollerare, sotto il bacino. In questo modo già sarete un po' più sollevate, ma ancora meglio se riuscite a stare di più così. Ci sono delle cose anche su internet che vi dicono di metterci una tavola da stiro e proprio mettervi a testa in giù. Ovviamente
vedete voi cosa riuscite a fare, quanto riuscite a tollerare. Però un'altra versione che adoro in generale, a prescindere dal bambino podalico, ma che funziona particolarmente bene con il bambino podalico, è la inversione in avanti al contrario. Ve la faccio vedere. Spero che mi vediate. L'inversione anteriore in avanti al contrario, in realtà è una volta che capite bene come fare, è anche comoda, aiuta anche molto a rilassare tutti i legamenti e la parte bassa della cavità addominale, quindi proprio farà più spazio a un bambino in generale, ma a maggior ragione cercherà di girare un bambino podalico. Ve la faccio vedere che è più facile che spiegarla. Vi serve una struttura un po' in dislivello, quindi o l'estremità di un letto o di un divano, e semplicemente vi mettete all'orlo in questo modo. E piano piano scendete e mettete le mani giù prima, vi allontanate un po' dalla superficie che state usando e poi, se riuscite, mettete anche i gomiti giù. In questo modo. Piano piano poi risalite, vi rimettete in asse e prendete un paio di respiri per recuperare la differenza di gravità. Consiglio di farlo, ovviamente sì, fino a quando potete, però almeno una o due volte al giorno per 3-5 minuti, se ce la fate. Vedrete che fatta con costanza, poi prima o poi il bambino, forse speriamo, capirà che la posizione più comoda è quella testa in giù. Altre tecniche che potete provare cercano di far sì che la parte alta dell'utero sia più scomoda, quindi potete provare a rendere questa parte tale, con magari applicando la busta congelata delle verdure, e questo farà sì che questa zona diventi più fredda, che quindi il bambino dovrà tendere ad allontanarsi. Potete anche farlo mentre siete, per esempio, al contrario, con il bacino sollevato, e mettere anche la busta dei piselli sulla testa del bambino. Altri modi, per esempio, anche magari usando una luce, quindi una torcia puntata sulla faccia del bambino esternamente, magari far sì che il bambino, infastidito dalla luce, si muova un po' da quella zona piano piano. Ovviamente sono tutte tecniche che potete provare, potete anche divertirci insieme alla vostra persona di supporto, con chi vi accompagna in gravidanza. Potrebbero funzionare se un bambino che sta decidendo se girarsi in cefalico o podalico magari è spronato da tutte queste tecniche. Altre tecniche che potete provare, che non hanno un'evidenza scientifica molto chiara, ma che sicuramente vale la pena il tentativo, a mio parere, sono la moxibustione e l'agopuntura. Non sono un'esperta, ma ci sono persone che invece che lo sono e che possono proprio aiutarvi per, di nuovo, il discorso del bambino podalico è anche un discorso di rilassamento e di tensione, quindi tutte quelle tecniche che fanno favorire un rilassamento a livello pelvico uterino possono favorire il rivolgimento in posizione cefalica. Allo stesso modo, e anche vale la pena, a mio avviso, fare una visita da un osteopata, che magari possa correggere e riallineare alcune di quelle disfunzioni di cui stavamo parlando prima. Cosa fare se tutto questo però fallisce, se l'avete provate tutte e comunque il vostro bambino è ancora in posizione podalica? Beh, c'è rimasto ovviamente il tentativo di provare una rivolgitura manuale esterna. Questa è una tecnica che va fatta da personale competente, da chi le sa fare, da chi ne fa quotidianamente. Praticamente consiste nel manualmente, da esternamente, il dottore o l'ostetrica, ci sono anche le ostetriche competenti che lo fanno, cercheranno di girare il bambino in senso orario e antorario, prima in maniera trasversale e poi cefalica. È una tecnica sicura? Sì, siete molto monitorate, il battito viene controllato, vi viene dato generalmente anche un farmaco per rilasciare l'utero in modo tale che questo non si contragga e sfavorisca la procedura. È sicuramente un po' dolorosa, comunque ha un po' di discomfort, ovviamente state ruotando a 180 gradi il bambino. La consiglio, ovviamente, è una scelta che dovete fare voi. Ha dei rischi, è giusto che li sappiate, e ovviamente il più grande è che ci sia il distacco di placenta dopo la procedura, perché la placenta venga infastidita durante il rivolgimento. Generalmente non siete delle buone candidate per questo rivolgimento se la placenta è in posizione anteriore, quindi starebbe un po' in mezzo al rivolgimento. L'altro rischio è che
vi parta il travaglio con un bambino podalico oppure che vi si rompono le acque. In quel caso si procederà al parto secondo le modalità che avete stabilito, cesareo o vaginale. Generalmente sono questi i due rischi principali e per questo viene fatta intorno alle 36-37 settimane, quando proprio è l'ultima chance rimasta per girare il vostro bambino. La buona notizia è che il rivolgimento esterno manuale ha il 50% di successo generalmente, ovvero la metà riuscirà a essere girata in posizione cefalica, l'altra metà invece rimarrà in posizione podalica. Fatemi sapere se sapevate queste tecniche per girare un bambino podalico, fatemi sapere se ne avete delle altre. È tutto per questo video, non vedo l'ora di leggervi nei commenti. Di nuovo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!